E bella raga, questa è una special, ci siamo con questo nuovissimo video di Assassin's Creed 2 della DLC Collection. Siamo sulla parte 5 e quest'oggi siamo qui per vedere l'esecuzione. Io non vi dico nulla, però vedrete qui questa esatta missione. Ok, allora, l'ultimo rimasto. Assisti al proscioglimento di Petruccio, Giovanni e Federico. Purtroppo la missione era quella che pensavo vi aspettavate tutti, accetto. Il medico! Il trattamento con le mignatte portate dalle delle Indie. Manco mi sa si può correre. Ah no, sì, così. Mamma mia. Giovanni Auditore, voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Sì, i documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte! Sei tu il traditore, Umberto! Sei uno di loro! Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio! Lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù! Prendete il ragazzo! È uno di loro! Ti ucciderò per ciò che hai fatto! Guardie! Arrestatelo! Uccidetelo. Ti conviene scappare, ragazzo. Svelto. Porca troia, raga. Porca troia. Ci sfuggirai. Innanzitutto pista, perché qua dobbiamo fuggire. Però che scena. Veramente che scena. Ogni volta più la guardi, più si rimette tristezza, perché insomma non è che è il top come scena. Cioè, tira triste. Perché... per quel cazzaro di merda di Umberto che lavora per i Templari. Che pezzo di scroto, veramente. Ah, che brutta, veramente. Mi è rimasta. Anche se l'ho già vissuta 3, 4 volte, 5. Sia su Play 3 che anche su Play 4, perché c'è un'altra sessione, veramente. Comunque abbiamo superato la sequenza 1. E dovremmo stare nella sequenza 2, se non sbaglio. Dolores, raga, mamma mia, Dolores. Ok. Ok, siamo nella nuova sequenza. E diciamo questa cosa che tipo fa spawnare tutto tutta la zona. Ho una richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servano, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo. Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con un'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Ma indubbiamente. Sir Ezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare. Ci vedremo lì. Da mia sorella. Appena a nord del Duomo. Vado subito. Ok, e se vedete lì in altro a sinistra, raga, siamo famigerati. Quindi vuol dire che le guardie, qualsiasi guardia che ci restano vicino, ci romperà il culo. Allora, dobbiamo andare alla prossima missione che si trova a 230 metri. E allora, nel mentre, facciamoci un po' una chiacchieratina. Come potete vedere dalla facecam, mi scordavo di dirvelo nella parte 4, c'è un piccolo faretto sulla faccia. Ma perché praticamente, cioè, grazie a Lorenzo, sono riuscito a aumentare i frame. No, le guardie. Sono riuscito a aumentare i frame della webcam, quindi avere maggior qualità. Però, diciamo che c'ho la stanza che c'è tanta luminosità, però sulla webcam me la fa abbastanza buia. Quindi mi sono voluto sparare un faretto in faccia e si dovrebbe vedere bene teoricamente. Quindi vabbè, io direi di fare un piccolo taglio e ci troviamo direttamente nella missione. Ok raga, siamo arrivati dopo 20 anni, perché le guardie ci stanno rompendo l'anima, quindi interagiamo.
Forse abbiamo sbagliato casa. No, no, è quella giusta. È un piacere fare la vostra conoscenza, Messer Ezio. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, Madonna. Ti prego, chiamami Paola. Grazie per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Umberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta. Ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, Ezio. Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Vieni. Oh, a noi non ci fa male se ci insegni a sopravvivere. Sopravvivenza. Impara le abilità delle cortigiane. Accetta. La discrezione è la chiave del ministero. Dobbiamo aggirarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Anche tu devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Le mie ragazze ti spiegheranno come. Ah. Vabbè, una lama tra la folla. Come esarti? Ok. Adesso dobbiamo seguire Paola. Comunque, veramente, siamo entrati dentro... puttana Sbilla. Bene. Allora, ci siamo. Ok. È vero. Dove siamo famigerati? Dobbiamo mimetizzarci tra la gente. Almeno così le guardie teoricamente non ci vedono. Allora dobbiamo proseguire piano piano, perché sennò qua, a parte che la gente tipo se le scosti, io mi ricordo che cioè, se scansavano e poi la mimetizzazione si toglieva. Vabbè, l'importante è interagire molto molto cauti, perché sennò qui veramente mettiamo... Vabbè, a parte che la missione dura, cioè dura un bel po', perché era molto molto... Cioè non è che era teoretica. Che cappuccio ridicolo. Questi stupidi stranieri. Ma vaffanculo. Oh, raga, un fottuto coglione di merda cittadino mi ha detto che cappuccio ringhioso. Ma sei stronzo. Ringrazio che devo fare sta missione, no? Se no l'avevo già guantato da tu d'estate. Questo è tanto sta rovisce. vado là. Vado il cappellino. Oh, mamma mia. Oh, Mastro Lindo. Va bene, siamo tornati. Oh, me la ricordavo molto più lunga la missione. Bene. Ora che hai appreso a passare inosservato, ti mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. Ok, tieni pronto X e cammina verso qualcuno per derubarlo. Al ladro! Al ladro! Dopo che hai derubato qualcuno, non devi indugiare. Aiuto! Qualcuno lo fermi! Allora, uno. Rubare denaro a 5 persone, 1. Favorire pure loro, quindi 2, 3, 4 e 5. No, di qua. No, lui non posso rubarlo. Guardi, aiutatemi! C'è un tagliaborse qui attorno. Oh, una! Oh, danni. Perfetto, sopravvivenza e in sincronia. Abbiamo fatto, ok. E andiamo subito con la prossima missione. Capacità di mimetizzarsi appresa. Va bene. Quindi parliamo con la damigiana. Potete andare, ragazzi. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Quale mi consigli di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. Ehi, la lama è la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Sì, ma che c'entra un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Prima di andare, un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me, uno sconosciuto? Anch'io conosco il tradimento.
L'asso nella manica. Fai visita a Leonardo da Vinci della sua bottega e vedi se riesce a riparare la lama di Giovanni. Accetta. E per Ezio, tu pensi che Leonardo sia un semplice pittore? Guarda che faccia, mamma mia. E madonna, dove cazzo abita Leonardo? In Giappone, 100 metri. Sì, 100, 200 metri. Dio del cielo. Vabbè, quello dice Dio del cielo, mi fa troppo ridere. Allora, che dite, facciamo un taglio o se fa una chiacchierata? Meglio direi di farsi una bella chiacchieratina alla romanina. Alla romanina, no, alla romana. Allora, il magico Leonardo, raga, cioè, lui sarà un pezzo veramente, come ho detto in descrizione nella parte 3 del video, sarà veramente un pezzo fondamentale della storia di Ezio. Perché ci aiuterà in tutto, con le armi, pagine del codice, un sacco di roba, veramente ci aiuterà un botto. Poi non so se su Revelation muore, perché può essere che Ezio, cioè, rimarrà l'unico assassino da solo. Cioè, l'unica persona rimasta in vita, però non ne sono sicuro. Non l'ho giocato, cioè, so che in Brotherhood c'era, però. Allora, scendiamo. Questi qua vogliono due schiaffi. E boom, 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 boom. Vai. Schiaffi. Quanti ne so. Fuggi. Via, 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 via. Allora, pensavo che ci buchiamo con taglio, raga. Qui c'è spugli, ci salvano ancora una volta la vita. Vista. Via. Oddio. Quelle lette ci rompono, no? Va bene, siamo arrivati, mamma mia. Interagiamo. Ah, Ezio Auditore. Non mi aspettavo certo di rivederti dopo tutto quello che è successo. Ah, perdona i miei modi. Bentornato. Bene, che posso fare per te? Speravo che potessi ripararmi una cosa. Ma certo, vieni, di qua. Ah, che confusione. Qui non si trova mai nulla. Lasciami fare un po' di spazio. Va bene, vediamo. Affascinante. Non saprei, Ezio. Nonostante gli anni, la meccanica è piuttosto avanzata. Non ho mai visto una cosa simile. Temo di non poter far molto senza i progetti originali. Mi dispiace. Aspetta un istante. Che stai facendo? Il contenuto di questa pagina è cifrato. Ma se la mia teoria è corretta, in base a questi schizzi potrebbe benissimo... Potrebbe benissimo cosa? Siediti. Leonardo... Shh. Notevole. Se trasponiamo le lettere e ne scegliamo una ogni tre... Fatto. L'ho finita. Finita cosa? La lama. Sono riuscito a decifrare la tua pergamena. Mi ha indicato esattamente cosa fare. Ora non rimane altro che tagliarti l'anulare. Veramente? Mi duole, ma è così che deve essere fatto. La lama è pensata per garantire la dedizione di chiunque se ne serva. Bene. Falla svelta. Stavo solo scherzando, Ezio. Anche se un tempo la lama richiedeva un sacrificio, è stata modificata. Puoi tenerti il dito. Incredibile. Per davvero? Dimmi, hai altre pagine come questa? Mi spiace, è l'unica. Senti, se dovessi trovarne un'altra del genere, ti prego, portala qui. Hai la mia parola. E grazie per avermela aggiustata. Per ordine della Guardia Fiorentina, aprite la porta! Solo un momento. Aspetta qui. Sei tu, Leonardo da Vinci? Sì, come posso servirvi? Voglio che tu risponda a qualche domanda. Certamente. Qual è il problema? Un testimone afferma di averti visto frequentare un nemico della città. Cosa? Io frequentare? È assurdo. Quando è l'ultima volta che hai visto o parlato con Ezio Auditore? Chi? Non fare il finto tonto. Sappiamo che eri amico della famiglia. Forse questo aiuterà a schiarirti le idee. Sei pronto a parlare? Allora ti decidi. Ma dove cazzo va sta guardia, raga? Allora ti decidi. Dove cazzo va?
distrutto. Oh. Grazie, Ezio. Mi dispiace molto. Ormai ho fatto il callo ai loro abusi. E il cadavere? Mettilo dentro, assieme agli altri. Gli altri? Me li procura la città per i miei studi. Ah, schifo, quanti cadaveri c'ha? Lo sai, capite che non mi ricordo quasi c'aveva tanti cadaveri. Ah, schifo. Ah. Ma non te li mette in casa, buttali da qualche parte, nei cespugli, però non in casa. Ah, è strano. Immaginate, raga, che c'è un cadavere in casa. Che puzza. Che schifo, quell'altro. Madonna. Va bene, però ci siamo, no? Vabbè. Visto? Come non fosse mai accaduto? Grazie, Leonardo. Per tutto. Di nulla. E ricorda, se trovi altre di quelle strane pagine, portamele. Se dovessero contenere dei nuovi progetti, adatterò anche la tua lama. Certamente. Ora dovrei davvero tornare da Paola. Porgile i miei omaggi. Perfetto. Più 200 fiorini. Lasso nella manica. In sincronia. Mamma mia. Allora, lì ci sarebbe un'altra missioncina, però non so effettivamente quanto l'episodio sta durando. Perciò ragazzi, io direi che per questo video può veramente essere tutto. Io, come sempre, invito a lasciare un bel pollice in su perché questa puntata è stata veramente spettacolare. Abbiamo ottenuto la lama celata del padre di Ezio. Abbiamo visto l'esecuzione dei genitori e dei fratelli di Ezio. E per fortuna almeno la madre e la sorella si sono salvate. Io già lo sapevo, però non so se voi, per chi non l'ha giocato, non lo sapesse. E io vi invito a lasciare, come ho già detto, un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale del Corvato e questo è tutto. Bella raga. La 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 la.